Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Bene, un caffè con l'esperto e abbiamo un grande esperto di un sacco di cose, caro Sergio Giordani. Ci diamo direttamente da tu perché ci conosciamo meglio da tantissimi anni e lo ricordo per chi l'ascolta in questo momento, un caffè con l'esperto, incontreremo delle persone che hanno maturato esperienza e competenza in diversi settori. Allora, Sergio Giordani, nato a Padova il 10 maggio del 53, segno del toro. Perfetto. Quindi concretezza tipica di chi è nato. Ma tu ci credi un po' all'astrologia oppure no? Assolutamente no. Perfetto, andiamo avanti. È stato presidente del Calcio Padova dal 94 al 96 e ancora tutti noi tifosi del Calcio Padova ti ricordiamo come il presidente della Serie A. Immagino che questo sia uno dei tuoi più bei ricordi. Decisamente sì, anche perché passeggiando qualche volta in centro mi capita, anche l'ultima volta, l'altro ieri, ti fermano, ti chiedono, va in funzione poi dei risultati della squadra. Se la squadra va bene non ti fermano, se la squadra va male ti addebitano ancora responsabilità. È abbastanza curiosa sta facendo. È decisamente curiosa. Chi invece non ti addebita nulla, ma anzi ti ha riconfermato l'unanimità, sono i soci di Interporto Padova. Tu sei stato riconfermato esattamente un anno fa circa. Esatto. Ricordiamo a chi non conoscesse questa realtà cos'è Interporto, perché visto che abbiamo parlato di calcio poco fa, qualcuno potrebbe sembrare che è una sfida quasi da Champions League tra l'Inter e il Porto. Invece di che si tratta? C'entra poco col calcio, obiettivamente. Interporto Padova è una realtà che è poco conosciuta, anche da noi in città. Difatti spesso e volentieri invito opinion leader all'Interporto proprio per conoscere. Io stesso, ancora 7 anni fa, anzi 8 anni fa, prima di essere catapultato, anche un po' torto collo non volevo, nel senso che non sapevo nemmeno cos'era in rappresentanza della Camera del Commercio, sapevo ben poco. Però è una realtà decisamente importante. I soci stessi la definiscono un fiore all'occhiello per Padova. Ecco, ricordiamo quali sono i soci, perché questa è una delle poche aziende, definiamola pubblica, che funziona e funziona alla grande. I soci sono esattamente il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia. A grandi linee loro arrivano al 70-71% del capitale, poi ci sono le varie associazioni, qualche banca, però il riferimento dei soci ovviamente sono i 3 soci pubblici, per cui anche come persone il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della Camera di Commercio. È una realtà decisamente importante, è una realtà, come hai detto tu, che anche se, perché solitamente la gestione pubblica è bistrattata in senso dei risultati, questa azienda fa utile ogni anno, fa grandi investimenti. I soci sono estremamente collaborativi perché noi abbiamo appena lanciato, l'anno scorso anzi, non appena, un aumento di capitale di 6 milioni di euro a cui i soci hanno aderito. E in questi periodi in cui la disponibilità pubblica non è certamente elevata, far sì che i soci pubblici aderiscono a un aumento di capitale, chiaramente è un segno di stima e di apprezzamento nella società che tra parentesi è loro. Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Poi vedremo come vengono impiegati questo, come verrà impiegato questo investimento di capitale. Diamo però 2 dati essenziali. Interporto Padova è il primo contribuente IMU. Purtroppo, questa cosa mi fa un po' arrabbiare sempre. È il primo contribuente IMU di Padova. Noi paghiamo esattamente 1.650.000 euro di IMU. Perché? Chiaramente c'è una logica che Interporto Padova ha moltissimi immobili, ha 260.000 metri quadrati di immobili destinati alla logistica,
ha una superficie di 1 milione, di proprietà di 1.100.000 metri quadrati della zona industriale di Zip, ha un terminal ferroviario, uno in affitto di 60.000 e uno di affitto delle Ferrovie dello Stato e uno di proprietà di 240.000, a dimensioni chiaramente importanti, dimensioni che io definisco europee, in particolar modo in funzione di quello che stiamo facendo. Stiamo facendo, e questo anche in virtù proprio dell'aumento del capitale e dell'Europa, che ha dato un contributo perché ha riconosciuto il progetto. Ecco, siete stati tra i pochi che siete andati a bussare in Europa. Sono tanti quelli che vanno a bussare in Europa. Tra i pochi che sono stati ascoltati. Siamo gli unici che sono riusciti a ottenere un contributo. Certo. Ma uno l'abbiamo ottenuto addirittura la settimana scorsa nella informatizzazione dei gate. Noi abbiamo ottenuto 13 milioni l'anno scorso, proprio per l'avvento della gru portale. Traduciamo cosa significa informatizzazione dei gate. Devo partire un po' indietro. Allora, cosa significa interporto? Cosa significa l'intermodale? Cioè lo scambio tra gomma, ferro, acqua e rovescio, ovviamente. E ti faccio un'altra domanda per aiutare la comprensione a casa. Se domani mattina chi ha le chiavi di Interporto dimenticasse di aprire Interporto, che cosa accadrebbe a Padova e anche all'area limitrofa? Per essere più precisi, non nell'Interporto, al gate, cioè dove ci sono i treni. Noi ricordo facciamo quasi 6.000 treni all'anno e 245.000 TEU, che vuol dire in definitiva container. Cosa significa? Che se noi per caso, per scherzo ovviamente, mezzo scherzo, noi chiudessimo il gate, saremmo invasi dai TIR, perché 270.000 TIR girerebbero nella zona di Padova e nel Triveneto, che sarebbe una follia. Cioè, tutti diamo per scontato che c'è, per cui nessuno si accorge della reale funzione, però è una funzione sotto l'aspetto ambientale decisamente importante. Noi abbiamo una specialità, colleghiamo i porti. Ecco, facciamo capire. Per cui cosa significa? Che un imprenditore deve spedire un container in Cina, arriva al terminal, viene caricato nel treno, ha una certa logica di prenotazione, il treno va a Hamburgo, Rotterdam e via dicendo dove deve andare e parte per il Far East. Ovviamente succede esattamente la stessa cosa nel contrario, per cui non è nell'ambito locale della distribuzione, lo è se c'è qualcuno che fa importazione di qualcosa, per cui arriva a Hamburgo, Rotterdam e in qualche altro porto e ritorna poi a Padova tramite il treno. Da lì poi va a destinazione finale, ovviamente. Ecco, molti che analizzano il territorio e naturalmente la storia di Padova e il futuro soprattutto della nostra città individuano come profilo futuro della città proprio quello di scommettere sull'innovazione. Interporto Padova è stata una scommessa sull'innovazione perché è sorta, diciamo, sul bacino dei magazzini generali, eccetera, e poi ha saputo introdurre appunto l'innovazione, la logistica gestita in un modo molto intelligente. È una delle risorse della nostra città. È sicuramente una risorsa. Noi come obiettivo vogliamo essere il punto di riferimento della logistica del Triveneto, lo siamo già e lo saremo ancora di più con l'avvento delle gru portali, perché noi attualmente i mezzi di sollevamento sono tutti mezzi, sono gru diesel, per cui il container viene alzato da una gru diesel, sono gru anche tra parentesi molto costose perché costano mezzo milione di euro all'una, solo per dire un dato, ogni volta che si cambiano le gomme di questi bestioni costa 40.000 euro, cioè un'operazione molto costosa e anche inquinante obiettivamente. Noi andremo a sostituirle alla fine del prossimo anno con 4 gru, sono attualmente 17 le gru gommate, andremo a sostituirlo con 4 gru a portali elettriche. Le gru a portali, per i non addetti ai lavori, sono quelle che magari ognuno di noi ha visto nei porti. Queste gru hanno un vantaggio che riducono del 30% i costi di gestione. Non inquinano, sono molto veloci. Non è necessario la formazione di una persona specifica, mi spiego meglio, un lavoro abbastanza pesante e gravoso quello del gruista, per i sobbalzi, perché fisicamente serve qualcuno di robusto. Inoltre, per fare un gruista servono dagli 8 ai 10 mesi. In questo caso c'è una persona, finché non saranno poi definitivamente automatizzate, c'è una persona che con joystick manovra tutto, poi tutto comandato da laser, per cui diventa facile sotto tutti gli aspetti.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Quindi voi con questo investimento che farete sareste potenzialmente in grado di servire, correggimi se sbaglio, il doppio della clientela che attualmente avete. No, è corretto. Noi possiamo, dalla fine del prossimo anno, noi siamo in grado di raddoppiare i volumi di fatturato senza consumare territorio. Cioè, perché tutte le aree in cui si muovevano le gru meccaniche, le gru gommate, vengono utilizzate per posizionare i container. Non ti posso lasciare andare però senza concludere con quello che diventerà un po' un leitmotiv qui a Un caffè con l'esperto, ovvero il ricordo personale dell'ospite a cui è più legato. Qual è il tuo ricordo più vivo, quello che ti accompagna? Devo passare al Calcio Padova? Ma ti piacerebbe una riconferma anche al presidente del Calcio Padova? No, quello lì fa parte del passato, però ho ricordi piacevolissimi. Esatto, qual è il ricordo? È una persona in particolare, si chiama Gradi. Io avevo un grandissimo, per me è stato quello che mi ha fatto crescere, quello che mi ha... Padre. Padre fosse un termine abusato, ma diciamo che sicuramente è stata una persona per me molto importante, che col buon senso. Io ricordo all'inizio, quando sono anche lì arrivato per caso a Calcio Padova, che non era molto ben visto a Gradi, era appena arrivato anche lui un anno prima, e mentre io ho avuto, dopo il primo anno, non sapevo niente, per cui mi ha spiegato molto e ho visto che era proprio una persona corretta sotto tutti gli aspetti, e non solo corretta, aveva una preparazione professionale che magari averne nel mio periodo in 10 anni è riuscito a tirar fuori qualcosa come 10 nazionali, cioè non è da tutti. È un ricordo che ho veramente vivo, ma ce l'avevano anche i ragazzi, i giocatori. Quando è morto, 3/4 di squadra è venuta al funerale a Pescara, non è normale. Era una persona molto particolare, corretta, brava, eccezionale. Bene, grazie a Sergio Giordani, presidente di Interporto Padova, e attendiamo le sfide di questo colosso della logistica che rappresenterà uno dei punti di forza dell'innovazione, questo obiettivo che Padova si è posta. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.